Ciao ragazzi, buona serata a tutti e tanti auguri, felice anno nuovo. Come state? Come avete passato il vostro Capodanno? Come avete manifestato dopo la serata che abbiamo fatto sulla manifestazione? Spero che le vostre manifestazioni siano andate super bene e che voi siate orgogliosi della vostra lista. Ok, vediamo chi c'è in linea. Se volete lasciare un commento, fate pure. Ciao, come state? Ok, allora, benvenuti a questa serata importante. Oh, eccolo. Ciao, ciao Gabriele, Mara. Potete pure lasciare un commento. Ciao Donatella. Buon anno anche a tutti voi, cari miei. Ok, voi scrivete pure, io leggerò i vostri messaggi man mano che parlo, qui non ci sono problemi. Allora, benvenuti a questa serata, a questa, diciamo, diretta su Facebook importante, nella quale voglio parlare di un paio di tematiche che sono veramente le tematiche chiave per tutti noi. Ok, non esiste un'anima su questo pianeta per la quale questa cosa non si applica, quindi si applica assolutamente a tutti noi. Ok? Quindi cominciamo. Come avete visto, ieri vi ho fatto sapere che oggi sarei andata in diretta per parlare un po' dei messaggi intuitivi, dell'importanza di lavorare sulla nostra intuizione, aprire i nostri centri psichici, essere sicuri riguardo a quello che stiamo canalizzando. Questo è molto importante. Ok, e vi parlerò un po' di una cosa straordinaria che si sta ripetendo a livello astrologico. Questa è una notizia nuova, so che per molti di voi siete rimasti sorpresi, però sì, è vero. C'è un'altra Kalasarpa, è iniziata il primo e finirà il 27 di marzo, e poi ci sarà un'altra Kalasarpa, ancora più importante, alla fine dell'anno. E quindi parleremo un po' di questa energia particolare e parleremo dell'importanza dell'intuizione. Voi che mi seguite già da un bel po' sapete che sulla mia pagina, i miei eventi, nulla a caso, ok? Se voi vedete che io ho messo una serata, se vedete che ho messo un webinar, una giornata di pratica, è perché il creatore mi ha detto che devo mettere quella tematica lì in quel periodo. E questo è molto importante. Quindi noi abbiamo cominciato a lavorare da dicembre sull'intuizione in modo molto importante e in modo accessibile a tutti. Perché sono state create quelle mini serate di un'ora, un'ora e 10 minuti circa per lavorare sui centri psichici e perché sono state create quelle mezze giornate di lavoro sulle convinzioni e giornate di pratica connesse alle virtù. Il creatore mi ha detto che per i prossimi 5 mesi, che a questo punto sono meno di 4 mesi, perché questo era l'anno scorso, prima di dicembre, era tipo novembre o fine ottobre, ha detto che è molto importante lavorare sull'intuizione. E mi ha fatto fare una lista di argomenti che vi dovevo presentare. E questi sono gli argomenti che voi potete vedere sul mio sito. Come molti di voi sapete, avete già fatto diverse giornate di pratica o serate, avete visto quello che abbiamo fatto. Beh, quella era proprio l'introduzione. Era, sai, quando sei a scuola e fai il primo anno, quindi impari a scrivere. Ok, questo era imparare a scrivere. E adesso noi andremo avanti e da domani sera, quindi ogni lunedì, per 4 lunedì di fila, ci sarà un altro gruppo di eventi connesso all'intuizione. In questo gruppo di eventi io vi parlerò dei messaggi intuitivi e vi spiegherò come canalizzare, come interpretare, come comprendere e poi come trasmettere i messaggi intuitivi e tutto quello che avete percepito e visto. Ovviamente non ci sono prerequisiti, tutti quelli che desiderano possono partecipare. Anzi, vi prego, condividete queste informazioni con i vostri amici perché queste sono cose connesse anche a questi eventi astrologici importanti. Poi andremo a febbraio e faremo un altro giro di lavoro sull'intuizione con un programma che si chiama Connessione con il Divino,
nel quale parleremo di cose super super importanti, quindi anche lì sarà molto importante apertura spirituale, concentrazione, focus, meditazione, kundalini. Queste sono tutte cose importanti. Poi faremo tutta una serie sui chakra e poi faremo la parte della divinazione e della profezia, dove parleremo degli oracoli, dei déjà vu, dove parleremo di cose estremamente importanti come la lettura astrologica e come la lettura degli astri e la lettura del registro akashico. Quindi tutti voi potete partecipare, io vi invito a venire perché sono serate, durano poco, 1 ora, 1 ora e 10 minuti circa, però sono veramente delle piccole bombe perché in poco tempo vi do molte informazioni, molti approfondimenti. Sono molto contenta riguardo a tutti i vostri feedback che ho ricevuto per il primo giro e se qualcuno di voi non sapeva che c'era il giro di Allena la tua intuizione, potete sempre prendere la registrazione, è sempre disponibile. Allora, ritorniamo noi all'importanza di poter essere maturi intuitivamente, maturi con i nostri centri psichici, essere saggi. Questa è una cosa super importante perché quest'anno, con queste due calasarpe, per quelli di voi che non sanno nulla delle calasarpe perché magari non hanno fatto nessun modulo sugli astri con me, beh, la calasarpe è un evento astrologico particolare, di solito non accade quasi mai, però beh, noi abbiamo la fortuna in questi tempi interessanti di avere diverse volte una calasarpa. La scorsa calasarpa era l'anno scorso quando tutta questa cosa del virus è cominciata a manifestarsi. Quest'anno è iniziata col primo di quest'anno e questa è quella meno forte di quest'anno. Ok, però sarà il prerequisito per quella seconda, che sarà a fine anno. Quando succede una calasarpa, dovete sapere, ci sono dei punti matematici che si chiamano Rahu e Ketu. Questi punti matematici forse voi li conoscete meglio con il nome nell'astrologia occidentale, il nodo sud e il nodo nord della Luna. Però comunque sono dei punti matematici, non sono veri pianeti, però sono assolutamente reali a livello di quello che co-creano su di noi. E quando Rahu e Ketu, che sono dei pianeti, fra virgolette, negativi, ok? O comunque un po' pesanti, fanno un sandwich di tutti gli altri pianeti. Quindi immaginatevi, Rahu, Ketu o il nodo nord e poi il nodo sud e dentro ci sono tutti i pianeti, c'è la Terra, c'è Marte, c'è Venere, ci sono tutti i pianeti, c'è Saturno, c'è Giove, quindi tutti i pianeti, Mercurio sono in questo sandwich, la Luna tra Rahu e Ketu. Quando questa cosa succede, allora tutti noi, non solo il pianeta Terra, tutti i pianeti siamo nello stesso sandwich e siamo forzati a vivere una sorta di karma importante, astrologico. Non esiste anima su questa terra che non sentirà l'influenza di questa cosa. Non vi voglio spaventare, però vi voglio dire, un conto è non essere consapevoli che quelli sono gli astri, che quello che sta succedendo nella vostra vita sono gli astri, e dall'altra parte non mi tocca, ci tocca a tutti. Indipendentemente da quanto siamo forti, ci tocca assolutamente tutti. E in che modo ci tocca? Se volete prendervi appunti, perché so che molti di voi prendete appunti, quindi parlerò più piano durante le mie lezioni, quindi prendete pure. Ci tocca perché l'intuizione è l'anello più debole. L'intuizione Giove, se conoscete il pianeta Giove, il grande guru Giove, Giove sarà molto indebolito, sarà estremamente indebolito e Giove è connesso all'intuizione, alla conoscenza più alta, alla conoscenza sacra. Quindi l'intuizione su tutto il pianeta sarà meno forte. Ok? Se qualcuno aveva già problemi con l'intuizione o comunque non si sentiva di poterla padroneggiare bene, beh, adesso sicuramente sarà il momento nel quale noi dovremmo tutti lavorare di più e impegnarci un po' di più per veramente conquistare e padroneggiare i nostri centri psichici. È per quello che vi sto offrendo una serie di voi potete scegliere quello che volete fare, quanto volete fare, di mini serate, 1 ora e 10 minuti circa ogni settimana per tenere conto di quello che sta succedendo, per controllare e per insegnarvi come crescere, a crescere l'autostima nella vostra intuizione.
Perché in questo periodo sarà ancora più difficile fidarci alle nostre intuizioni. L'intuizione in generale sarà una cosa che non verrà molto valutata e non verrà molto usata. Ok? Le persone avranno molto la tendenza di pensare: non ci sono problemi, io so tutto, ho già tutto a posto, ci ho già pensato, e poi puff, 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 fare delle azioni che poi la conseguenza di queste azioni non sarà una conseguenza così positiva. Quindi tutti noi dovremmo idealmente praticare un po' di più, sforzarci un po' di più, impegnarci un po' di più, essere un po' più pazienti a fare qualche lettura, se sapete farla, se no ve lo insegno in questa serie di eventi perché è stato creato step by step per insegnare anche a quelli che non sanno fare nulla, ok? Fare queste letture, avere un po' più di pazienza e fare le letture prima di andare avanti e scegliere di fare una cosa in modo importante, particolare se una cosa è importante. Ok, queste sono delle cose super importanti. Un'altra cosa che volevo dire è che tutti noi abbiamo i nostri centri psichici, tutti. Però la difficoltà, diciamo, che quelli che hanno già fatto le prime serate sanno bene, è che una persona può avere i suoi centri psichici aperti, però potrebbe non essere in grado di comprendere e interpretare sempre bene quello che sta percependo, se è vero o da dove sta arrivando. È per questo che molte persone potrebbero pensare di avere, magari, di non essere autonome a livello intuitivo. E tutti noi, io dico sempre, è molto bello poter aiutare gli altri, è molto bello avere clienti, è molto bello avere studenti, cioè questo è molto importante, assolutamente sì, poter aiutare gli altri. Però è molto bello essere autonomi, perché io so che non tutti voi potete 2 volte al giorno, se siete in una situazione particolare, o ogni sera chiamare qualcuno per farvi una lettura, se voi non siete sicuri. E il mio obiettivo è proprio di insegnare a tutti voi come veramente fidarvi di più della vostra intuizione. È per quello che andremo passo per passo. Adesso, quando abbiamo fatto i 4 centri psichici, abbiamo fatto qualche virtù importante, che abbiamo detto che è il software, per il hardware, che sono i centri psichici, andremo a vedere passo per passo come canalizzare messaggi intuitivi, come interpretare messaggi intuitivi, come comprendere i messaggi intuitivi e poi come trasmetterli, per non fare uno sbaglio quando parliamo, ok? E poi andremo a vedere più avanti, da febbraio, attraverso la connessione con il divino, questa serie di eventi, andremo a vedere veramente come aprirci spiritualmente, come focalizzarci e concentrarci, come meditare. E queste sono delle cose importantissime. Poi anche la Kundalini è fondamentale in queste cose, ragazzi. Quindi, andando avanti a parlare dei chakra, andando avanti parlando della divinazione, della profezia, delle premonizioni, dei déjà vu, di queste cose particolari che magari fino adesso non avete veramente fatto, vi insegnerò passo per passo la differenza tra quello che sta percependo il vostro centro psichico, magari terzo occhio, da quello che sta percependo la vostra chiaroudienza. Con quale centro psichico state facendo la lettura? Qual è il centro psichico anello più debole? Su cosa potete veramente investire tutto, di cosa vi potete fidare e di cosa non vi potete fidare. Faremo poi più avanti, l'anno prossimo, faremo anche una serie di eventi che si intitola Come parla il creatore. Avete già tutte le cose sul mio sito e vedrete la differenza tra il creatore e gli altri piani di esistenza, creatore ego, creatore subconscio, creatore sottocorrente, microrganismi, tante cose diverse, perché il mio focus in questo periodo, come mi ha detto il creatore, deve essere quello di insegnare a tutti, ok, aiutare tutti a potervi veramente fidare di più della vostra intuizione. E quella frase che dico spesso e mi fa sempre ridere, che io mi sono promessa di sterminare la sindrome dell'intuitivo fallito o del guaritore fallito, quindi non voglio più avere nessuno che mi dice: non ho visto niente, non ho sentito niente, non so dove andare a visualizzare. No, tutte queste cose possono essere imparate. Io vi guiderò a impararlo. Perché? Per farvela breve, ok, perché noi faremo il 16, una serata di un'oretta e mezza circa, sulla Kalasarpa proprio. Quindi per farvela breve adesso, vi voglio solo dire, è molto importante
prima del 16, ok? Quando parlerò in dettaglio della Kalasarpa, è molto importante che tutti voi cominciate un po' più a investire sulla vostra intuizione, perché il problema della Kalasarpa, di questa Kalasarpa qua, è che questo karma che sta succedendo è che tutti cominceranno a essere meno intuitivi, tutti cominceranno ad avere più dubbi riguardo alla loro intuizione. Solo una mente allenata, una mente concentrata e focalizzata sarà una mente che sarà in grado di comprendere che cosa è vero da quello che non è vero. Anche se magari ve lo dice la persona alla quale tenete di più, tutti noi dovremmo avere il giusto discernimento, il giusto focus per poter veramente comprendere quando un'informazione è vera e quando invece manca di verità, e seguire esclusivamente quelle cose che noi sentiamo dentro di noi che sono vere, ok? Però c'è una grande differenza tra pensare, oh, io sono a posto, non c'è nessun problema, ho già deciso, farò già così, e dall'altra parte essere intuitivi, ok? Perché noi potremmo già aver deciso, pensare intuitivamente, pensare mentalmente che una cosa sia la scelta giusta. Però in quest'anno si farà vedere, in modo particolare in questi mesi, fino alla fine di marzo, si farà molto vedere la conseguenza delle scelte non intuitive. Quindi se vi volete scrivere quale sarà una delle conseguenze più importanti, sarà la conseguenza super manifestata delle scelte non intuitive delle persone. Scegli qualcosa, non era intuizione, zac, si manifesta 20 volte di più. Ok? Perché? Perché la lezione è connetterci con la nostra intuizione. Quindi diciamo che la medicina, ok, o la cura per questa Kalasarpa è il divino, il creatore, l'intuizione. Io, il mio partner, Nicola, noi preghiamo ogni giorno. Noi ci connettiamo ogni giorno, noi andiamo a controllare per ogni cosa, perché questo è veramente un periodo nel quale le persone sono molto veloci a fare qualcosa, a decidere qualcosa, però sono un po', non sono molto focalizzate, capite? Quindi ragazzi, vediamo, posso darvi cosa mi avete scritto? Ok, posso darvi qualche inserimento, fare una bella pulizia? Quindi, per quelli che non conoscono cosa sono gli inserimenti o il Theta Healing, gli inserimenti sono delle affermazioni positive che vengono canalizzate dall'energia creatrice e se dite sì, se vi piacciono, vengono mandati a voi a forma di imprinting energetico-emozionale positivo. Io vorrei per prima iniziare insegnandovi cosa si prova a sapere la definizione del creatore di lavorare in modo continuo. Ok, lavorare in modo continuo sulla vostra intuizione, senza che voi dobbiate guardare alla vostra intuizione come un passatempo, un hobby. Ok, magari 2 volte al mese fate una lettura, fate una sessione su voi stessi, o magari vedete un corso, però non praticate ogni giorno. Quindi c'è differenza tra hobby ed essere veramente dediti a questa cosa, usarla. Quindi vi piacerebbe sapere cosa si prova ad avere questa regolarità nell'usare la vostra intuizione senza che voi dobbiate approcciarla come se fosse un hobby e che tutti voi sapete cosa si prova veramente a dedicarvi nel modo giusto ai vostri centri psichici, dedicarvi nel modo giusto alla vostra intuizione e vorreste sapere cosa si prova a sentire che voi siete a un passo dal poter veramente uscire fuori vittoriosi da questa Kalasarpa senza che voi dobbiate avere paura o timore che avete già perso la battaglia. Ok, completiamo questa cosa. Anche per quelli che guarderanno in differita. Ok. E vi piacerebbe sapere il discernimento dalla prospettiva del creatore tra che l'intuizione è troppo pesante, che non avete tempo adesso per fare le letture o non siete sufficientemente pazienti o no, no, adesso avete già deciso, più o meno avete già un'idea e dall'altra parte che questo è veramente un momento nel quale dobbiamo essere extra cauti, ok? E che per voi è possibile essere extra cauti e che voi già adesso possedete la giusta tolleranza, la giusta pazienza, la giusta dedizione per poter fare una lettura quando c'è bisogno di fare una lettura.
E se per caso non sapete come fare letture, non ci sono problemi, se venite in quelle serate vi insegnerò, vi guiderò come imparare, o semplicemente andate in preghiera con la vostra modalità di guarigione e andate veramente ad ascoltare quello che vi arriva e andate veramente a discernere se quella è veramente una cosa vera, la verità del creatore, o se magari è una cosa esterna, e se esterna filtrate e allontanate, va bene? Se volete dite sì. Ok, vi va bene se vi downloado anche la prospettiva del creatore, ovviamente in tutte le lingue, che per tutti voi, piccoli, anziani, per tutte le età, è possibile approcciare no, l'intuizione come un hobby, ed essere tutti adesso più dediti, essere tutti più attenti a quello che è il nostro prossimo passo, che sapete come e quando, che è possibile, già adesso lo fate con successo. Ok, super, anche in differita mandiamo gli stessi download, quindi se mi guardate dopo dite adesso solo sì. Ok, perfetto, avete sentito questi inserimenti? Ok, allora, ritorniamo un po' alla parte di teoria. Una cosa molto importante che vi volevo dire. Questa Kalasarpa, o comunque questo evento astrologico, non è una condanna. Ok, ragazzi, non è una condanna. La Kalasarpa non è la cosa più bella da attraversare, questo sicuramente, però non deve essere né è una condanna. Perché sai, anche nella natura, per ogni malattia c'è un antidoto, c'è una pianta, c'è un antidoto. Ok? Quindi per ogni Kalasarpa c'è un antidoto. L'antidoto sono questa serie di serate, l'antidoto sono questi lavori, l'antidoto sono tutti i lavori che aumentano e fortificano la vostra intuizione. Tutto questo è l'antidoto. E poi cosa fare con questo antidoto? Usatelo, prendetelo ogni giorno, ogni sera, 3 volte al giorno. Cosa significa questa cosa? Fate la lettura. Scegliete intuitivamente, ok? Perché voi vedrete, e so che quasi tutti quelli che mi seguite, adesso vedo che siete veramente in tantissimi, però la maggior parte di voi che mi segue, io so che voi fate già il teta, fate qualche tipo di tecnica spirituale, energetica, sono cose super belle. Non usatelo ogni tanto come hobby, usatelo quotidianamente, perché la spiritualità non è un hobby. E molto spesso le persone non danno la giusta importanza a quello che hanno imparato. Perché è bello fare serate, è bello fare corsi, è bello leggere libri spirituali, però se tutto questo vi serve per poter scrivere 2 post intelligenti su Instagram, intelligenti fra virgolette, e non usarlo nella vostra vita, allora siamo un po' anni luce da quello che veramente siamo venuti qua per fare. Noi siamo tutti qua per padroneggiare questa vita e padroneggiare questa vita significa padroneggiare la nostra realtà, il nostro karma, il nostro dharma, padroneggiare quello con cosa siamo arrivati, padroneggiare quello che sono anche gli astri. Ok? Quando c'è un evento così importante che questa Kalasarpa, che praticamente crea un sandwich fra tutti i pianeti sono nella Kalasarpa, questo è un termine vedico, un termine in sanscrito in realtà, quindi astrologia vedica, vi sto parlando di queste cose. Allora tutti, ogni essere vivente su ogni pianeta nella Kalasarpa e nella Kalasarpa. E la stessa regola si applica a tutti noi. Ok. Io personalmente, qualcuno mi ha chiesto, mi sono preoccupata, sono preoccupata, sono spaventata. Non sono spaventata, sono preoccupata. Non sono tanto preoccupata, perché so che se continuo come ho fatto fino adesso, ok? E evito quelle trappole di no, già sai la risposta, fai così, ma mi impegno a fare una lettura o 2 letture in più. Io so che ho superato la Kalasarpa e sono a cavallo e non risentirò delle conseguenze. Perché immaginate, questo periodo è, tutti noi scegliamo ogni giorno cose piccole e cose grandi, ok? Tutti noi scegliamo ogni giorno cose piccole e cose grandi.
Il creatore mi aveva istruito 3 mesi fa di fare un certo tipo di digiuno particolare, perché aveva detto avrei bisogno di essere assolutamente 100% pulita, lucida il prossimo anno, ok? Perché noi sappiamo che quando mangiamo un certo tipo di cibo, quando beviamo certi tipi di cose, questa cosa influenza il campo delle nostre cellule, influenza la funzione delle nostre cellule, influenzando le nostre cellule, influenza la nostra performance. Quindi io so che, e di questo sono molto grata, molti di voi mi avete dato la vostra fiducia, mi avete dato tanto affetto, tanto amore, io di questo sono molto grata. E il minimo che io posso fare per voi, perché siete sempre di più, state cominciando ad essere così tanti, il minimo che io posso fare per tutti voi è assicurarmi di essere pulita in ogni modo, per potervi dare il massimo in ogni momento, per ogni domanda, per ogni sessione, per ogni lettura, per poter veramente essere lì ed essere pulita. Quindi questa è una cosa che faccio io. Questa è una cosa che sicuramente è importante se vogliamo essere ancora più bravi nel poter canalizzare e ricevere messaggi intuitivi. Perché ci sono certi tipi di cibo, certi tipi di cose che se noi mangiamo, noi un po' chiudiamo i nostri ricettori, un po' chiudiamo la nostra capacità di interpretazione dei messaggi, ok? Non vi sto adesso dicendo che tutti voi dovete digiunare completamente o cose simili, però facciamo solo un po' più di attenzione a quello che mangiamo. Perché se voi avete una o tre persone che dipendono da voi, o 10, non importa, però anche se ne avete una o tre, e se questa persona dipende da voi o crede in voi, allora il nostro compito, se abbiamo persone così, è di assicurarci di essere noi un buon canale. Questo è il primo step. Io sono sicura che questo sia il primo step di un guru o di un leader importante, di una persona che sa chi è la priorità. Perché se qualcuno ci chiede aiuto, la priorità non siamo noi, la priorità è quella persona. E noi dobbiamo essere il canale più pulito, il canale migliore in quel momento per poter veramente offrire la performance migliore. Siete d'accordo? Quindi io la mia preparazione per la Kalasarpa l'ho iniziata in realtà già da fine settembre. Attraverso tecniche o modalità particolari sono molto desiderosa di condividere più di questa cosa con voi quando faremo la serata sulla Kalasarpa il 16 di gennaio. Quindi saremo qua, saremo live, online e parleremo di questa cosa. Potete iscrivervi attraverso il sito. Abbiamo anche ideato una serie di eventi, a parte gli eventi sull'intuizione, eventi per la Kalasarpa per darvi supporto, che saranno questa serata, non questa, ma quella del 16. Poi sarà una mezza giornata di pratica, di lavoro sulle tematiche più importanti connesse alla Kalasarpa, all'intuizione, e poi 2 giorni di lavoro, come li chiamo io, bomba, dove andremo veramente in profondità e comprendere che tipo di karma si manifesterà nella vostra vita personale. Vi ricordo anche che la Kalasarpa è un evento molto raro. La Kalasarpa è un evento dell'astrologia vedica. Quindi Jyotish, vi sto parlando del Jyotish. Nello Jyotish questa è una cosa estremamente importante. È così importante perché comprende, dovete sapere che il nodo nord e il nodo sud della Luna sono entrambi estremamente karmici. Se questi due stanno così e tutti gli altri pianeti stanno in mezzo in questo sandwich, questo significa che noi stiamo schiacciati dal karma delle nostre vite passate, dal karma delle nostre duover, per quelli che conoscono cosa sono le duover, noi stiamo schiacciati. Quindi questa cosa uscirà fuori. C'è differenza tra comprendere, essere consapevole, ah, questa è la cosa che mi sta uscendo fuori durante la Kalasarpa, o dall'altra parte semplicemente dire, ah, caspita, questa cosa mi è successa, che sfortuna. Ok, tutte queste cose possono essere padroneggiate. A me piace di più usare la parola padroneggiate che evitate, perché se noi padroneggiamo questa cosa e se noi formiamo per tempo il nostro antidoto, allora noi siamo a posto. E questo antidoto sarà uno dei 4 fondamentali pilastri della prossima Kalasarpa a fine anno. Ovviamente di questo non vi parlo adesso perché
stiamo appena iniziando con questa, però vi voglio subito dire che ho già cominciato, siccome inizia a fine anno, ho già cominciato a prendere appuntamenti e sessioni per la fine dell'anno. Ok, è possibile che vengano esauriti questa settimana tutti gli appuntamenti, quindi se qualcuno vuole può scrivere alla mia assistente e chiedere lì perché c'è sempre più bisogno di aiutare le persone, di risvegliarli, di fare qualcosa. È per questo che Nicola e io abbiamo deciso di offrire sulla nostra pagina, potete vedere se andate sulla sezione pacchetti abbonamenti, abbiamo deciso di offrire due nuovi pacchetti abbonamenti che si chiamano, ovviamente sapete, se un pacchetto allora avete un 20-25% di sconto, che così è più facile piuttosto che prendere tutte le cose separatamente, che si chiamano supporto per la cala sarpa, quindi lavoro per il supporto nella cala sarpa e l'altro è lavora sulla tua cala sarpa 360 gradi total, quindi quello è molto più grande. E Nicola e io abbiamo deciso di offrirli anche se il calendario ormai è veramente bello pieno, però lavoreremo la mattina presto, la sera tardi, per darvi la possibilità a tutti quelli che desiderano, quanto ovviamente più nelle nostre possibilità di tempo, di aiutarvi anche personalmente con lavoro uno ad uno, sulla vostra intuizione, quindi potete poi andare a vedere sulla pagina cosa comprendono questi pacchetti e questi abbonamenti. Un'altra cosa importante, non vi scordate, noi domani sera iniziamo alle 8 con i messaggi intuitivi. Saremo su Zoom e andremo a parlare di come canalizzare. Io in queste 4 serate vi parlerò di come canalizzare, la tecnica normale, come canalizzare, come interpretare, comprendere, trasmettere, però vi metterò sempre una parte di questo karma della Kala Sarpa, ok? Fai attenzione quando canalizzi questa cosa, assicurati, quindi sempre una parte dell'antidoto. So che diversi di voi vi siete già iscritti, sì, 2 settimane fa circa, quindi siamo già un bel gruppo, però se volete unirvi, ve lo consiglio perché questo è l'antidoto e sono serate semplici, semplici, sono serate corte, accessibili a tutti senza prerequisito perché credo che tutti debbano avere un minimo di possibilità, se desiderano, diventare un po' più seri riguardo alla loro intuizione, ai loro centri psichici e non prendere più questa cosa se magari fino adesso l'avete presa come hobby. Non è un hobby, ragazzi, non è un hobby, non è una bella cosa da postare su Instagram, questa cosa è seria, ok? L'intuizione è una cosa seria, è come dice Superman o come dice Batman o Spider-Man, adesso mi ricordo chi era perché non guardo quelle cose, però con grande potere ci sono grandi responsabilità. Quindi allenate la vostra intuizione perché vedrete che quanto più voi siete seri, tanto più potrete influenzare il vostro karma, il karma degli altri e il bene di tutto il pianeta poi alla fine e tutti noi possiamo diventare cambia futuro e cambiare la vita a noi stessi e agli altri. Questo è assolutamente possibile e vi insegnerò, vi guiderò come farlo in modo particolare durante questa Kala Sarpa. Quindi ragazzi, facciamo ancora un paio di download prima di salutarci, quindi vi piacerebbe sapere cosa si prova a completare qualsiasi tendenza di procrastinazione riguardo al fare le letture quando c'è bisogno di fare le letture prima di prendere una decisione. Se volete dite sì. E che per voi è possibile allenarvi, ok? Anche se magari qualcuno di voi pensa, perché ho vedetto in quelle serate sui centri psichici devono essere allenati. Se io per esempio non ho mai suonato il pianoforte e adesso vado alla mia prima lezione di pianoforte e guardo le note, mi serve un momento per ricordarmi cosa significa questa cosa, non so dove premere. E poi vedo magari qualcun altro che già suona, ok? E poi io provo 2 volte e dico faccio schifo, questa cosa non fa per me e lascio perdere. Non va bene, ok? Perché tutti possiamo imparare a suonare il pianoforte, tutti possiamo imparare a canalizzare messaggi intuitivi. Bisogna soltanto essere un po' più seri e dediti. Perché credetemi, la differenza più grande, che è l'unica differenza alla fine, tra quello che non ci è riuscito e quello che ci è riuscito, è che quello che ci è riuscito si è impegnato un po' di più dell'altro. Ok, quindi tutti noi ci possiamo impegnare un po' di più, tutti noi dovremmo impegnarci un po' di più e tutti noi
Veramente possiamo farlo adesso anche collettivamente come gruppo. Io e Nicole saremo qua con voi, vi seguiremo con 100.000 serate. Se andate a vedere sulla mia pagina, praticamente ogni sera, ogni 2 sere avete un evento interessante, i sottocorrenti, tutte le cose che andranno a coinvolgere, ad essere manifestate nella Kalasarpa, come l'attrazione sessuale consapevole. Parleremo di questa cosa, parleremo di tutte le cose fondamentali e andremo a vedere quanti più sbagli riusciamo ad evitare a livello di decisioni durante questo periodo. Quindi, se vi piace, ragazzi, posso domandare cosa si prova a impegnarvi, a investire il vostro tempo, le vostre energie, essere un po' più seri riguardo alla vostra intuizione, alla vostra capacità di ricevere messaggi intuitivi, e vorreste sapere cosa si prova a completare di pensare che avete la risposta quando la risposta vera non è ancora stata compresa, vista o non ci siete ancora arrivati. E vi piacerebbe sapere il discernimento tra vabbè, faccio così perché intanto ho fatto qualcosa, quindi velocemente, e dall'altra parte no, che voi avete sufficiente pazienza e tolleranza per poter fare una lettura o qualche lettura in più e canalizzare quello che va canalizzato. Se volete, dite sì. Ok, super. Anche in differita in tutte le lingue. Ok, va benissimo, ragazzi. Grazie anche a te Cinzia, va benissimo ragazzi, allora ascoltatemi bene. C'era anche, rispondo alle domande di qualcuno che mi aveva scritto su Facebook da qualche parte, su mi ricordo, però mi ricordo la domanda. Ma non doveva quella Kalasarpa del 2020 essere l'ultima Kalasarpa? Nel senso, di solito queste cose non succedono, non succedono. Quella Kalasarpa, per quelli che hanno lavorato su quella precedente, era il karma che poteva essere evitato. Ok, era estremamente karmica. Questa Kalasarpa è diversa. Questa Kalasarpa è, diciamo, la preparazione per la prossima. Io vi ho detto che per la Kalasarpa del coronavirus, quando tutta questa cosa ha cominciato a esplodere, perché vedete, il coronavirus è la manifestazione, una delle manifestazioni dirette di quella Kalasarpa dell'anno scorso. Ok? Perché il coronavirus, come la Kalasarpa, è una cosa che incide su tutto il pianeta. Ok? Non sarebbe Kalasarpa se il coronavirus avesse bloccato solo la Cina o solo l'Italia o solo l'America. La Kalasarpa è qualcosa che incide a 360 gradi. E per quello che vi ho creato anche quel pacchetto 360 total, dove si va a vedere tutto quello su cosa potrebbe incidere la Kalasarpa su di voi. Quindi in quest'anno tutto il pianeta avrà i propri centri psichici tappati, ok? Tappati e la predisposizione a pensare che già sanno quello che devono fare e correranno in una certa direzione, poi puff, sbaglio, puff, puff, puff. Se volete scrivere a cosa fare più attenzione, fate attenzione a dove investite il vostro denaro, fate attenzione, fate una lettura prima di investire, ok? Se volete comprare delle azioni, se volete fare cose simili o dare a qualcuno, fate una lettura. Questo sarà globale. La seconda cosa, le relazioni di coppia. Le persone perderanno un po' la bussola. E per quello che parleremo dell'attrazione sessuale consapevole, questa cosa è già partita. Ok? Questa cosa è già partita perché le persone pensano di aver trovato qualcuno. Pensano di aver, ah sì, questa adesso è la persona giusta. Però questa in realtà è una manifestazione della Kalasarpa e non stanno facendo la lettura. Quindi noi parleremo anche di queste cose, ci sono tantissime mini serate, potete vedere e trovare ulteriori informazioni lì. Io vi auguro veramente di scegliere sempre col buon senso, con la vostra intuizione e di lavorare un po' di più, di impegnarvi un po' di più. E per tutti quelli che vengono domani sera, cominciamo alle 8, però la mia assistente vi dice sempre connettetevi 20 minuti prima perché siamo veramente in tantissimi, bisogna inserirci tutti. Andremo a parlare di come canalizzare, la definizione di canalizzazione, come canalizzare, quali sono i blocchi nella canalizzazione più frequenti, quando un messaggio è stato canalizzato fino in fondo, quando invece non è stato interpretato bene, ok? E come canalizzare,
come antidoto per la calasarda, per noi stessi e per gli altri. Perché molti di voi mi dite spesso: sì, ma è facile per me fare la lettura, non so, di qualcun altro, però su di me non ci riesco. Però non è il nostro obiettivo finale, quello di poter fare la lettura anche su noi stessi e non essere dipendenti da qualcuno. Quando qualcuno avrà tempo, quando qualcuno potrà, quando qualcuno avrà voglia o quando qualcuno semplicemente potrà prendermi. Ok, noi vogliamo tutti imparare ad essere più autonomi. Io vi dico perché ormai questo lavoro per me è la mia carriera. Sono passati 12 anni e io ogni giorno faccio la stessa cosa. Praticamente non mi ricordo più del momento quando facevo l'interprete. Sinceramente, dei fogli, della traduzione, dell'interpretazione, non mi ricordo più di questi momenti. Questo è il mio lavoro, questa è la mia chiamata divina, questa è la mia carriera. Io vi posso assicurare che la cosa più importante che vi voglio insegnare, che voglio trasmettere a tutti quelli che vorranno seguirmi è che non c'è una persona più brava di voi. Esiste solo una persona che si è impegnata di più di voi. Ok? Perché Lidia Jurica, 12 anni fa, chi era? Chi era? Ok. Però io so quanto ho investito e ho continuato a investire ogni giorno. E credetemi, ragazzi, voi, quando nella vostra vita, voi siete nella vostra corsia, non c'è nessuna competizione, non c'è nessuno che vi ha tagliato la strada, che vi ha preso qualcosa, che è arrivato prima di voi, perché ognuno di noi corre la propria corsia individuale. E si chiama karma e dharma. E quanto più voi fate meglio nella vostra corsia, tanto meglio vivrete. Non c'è nessuno nella vostra corsia a parte voi. E voi potreste essere nella vostra corsia sul divano, aspettare un giorno migliore, o potreste essere la persona che si alza ogni mattina, si connette col creatore e fa la scelta giusta e continua a impegnarsi un po' di più degli altri. Perché solo un po' di più crea la differenza, credetemi. Io ve lo dico perché questa posizione che ho oggi, ok? Questa posizione che mi è, alla quale sono arrivata, non è un regalo, non è una cosa che ho ereditato dai miei genitori, i miei genitori mi hanno messa su questa posizione, è una cosa guadagnata. Un giorno dopo giorno, come dico io, ora dopo ora, sessione dopo sessione. E tutti noi, se ci impegniamo un po' di più nella nostra vita, in varie aree della nostra vita, noi possiamo arrivare a un'eccellenza e noi possiamo essere orgogliosi di noi stessi. Quindi, qual è il primo focus per via di questa cosa? Il primo focus è veramente allenare la nostra intuizione, non essere dipendenti da qualcun altro. Ok? Non siate dipendenti da qualcuno. Voi dovete tutti essere sicuri in voi stessi. Perché l'investimento migliore che nella vita potete fare è investire su voi stessi. Non esiste investimento migliore. Perché io dico sempre a tutti, quando tu investi, dico sempre anche al mio compagno, se tu investi in te stesso, il 100% del risultato è nelle tue mani. Vediamo quanto lo userai. Investite sempre su voi stessi. Investite per allenare la vostra intuizione. Investite per imparare qualcosa di nuovo. Investite in qualcosa che può cambiare la vita, investite in voi stessi, perché alla fine voi siete quelli che correte quella corsia e la vostra amica Anna, la vostra amica Monica, la vostra amica Paola o Marco, chiunque esso sia, che fa Theta Healing, che fa queste cose e che voi chiamate per un aiuto, è nell'altra corsia e ogni tanto vi può dire: no, non fare questa cosa, non sento che andrà bene. Però Marco non è lì con te o Anna non è lì con te a tenerti per mano ogni passo. Sei da solo. È per quello che tutti noi dobbiamo essere un po' più responsabili e maturi riguardo alla nostra intuizione, riguardo ai nostri centri psichici, perché se già siete qua a guardare il mio canale o se siete a fare teta da qualsiasi insegnante, per me benissimo, ok? O fare Reiki o qualsiasi altra cosa, se già siete nel mondo olistico. Non trattate questa cosa divina come hobby, non trattatela così perché hobby non è, ve lo posso assicurare, ok? Quindi se venite domani, domani mettiamo in un'altra marcia, una marcia più veloce della canalizzazione,
Vi insegnerò passo per passo come canalizzare, parleremo dell'antidoto e se continuate a seguirvi, posso assicurare che mano per mano, tra qualche mese, noi sradicheremo la sindrome dell'intuitivo del guaritore fallito da voi, perché questa cosa non può più esistere, ok? Tutti dobbiamo essere certi di quello che possiamo fare. Va bene, ragazzi. Allora, questo è tutto per stasera. Ero molto motivata per condividere con voi questa cosa estremamente importante. Quindi ci vediamo domani sera per quelli che vengono domani sera. Ci continuiamo a vedere per l'avanzato, quelli che vengono per l'avanzato, che è questa la prossima settimana, da martedì. Ci vediamo per tutti gli altri eventi per il coraggio. Non mancate al coraggio. Non mancate al coraggio, domenica prossima. La virtù del coraggio è la virtù chiave per osare a connettere col Creatore. Non mancate alla giornata del coraggio, sarà straordinario, è la virtù della quale abbiamo bisogno per poter conquistare tutte le altre virtù. Ok? E voi sapete che le registrazioni per tutte le cose che faccio sono sempre disponibili, quindi se vi è scappata qualche virtù o qualche centro psichico potete andare a riprenderlo sempre. Ok? Quindi ragazzi, voglio mandare tanto amore adesso col vostro permesso, mandarvi supporto, mandarvi energia e mandarvi sicurezza in voi stessi e autostima, che voi sapete come avere sicurezza, che già adesso avete sicurezza e che sapete come andare avanti con sicurezza. E che sapete il discernimento tra quando un consiglio vi pare buono, magari anche se ve l'ha detto vostra madre, vostro padre, la persona della quale vi fidate di più, e dall'altra parte quello che vi dice la vostra intuizione. E come aiutare i vostri genitori e i membri della vostra famiglia a connettersi col divino, come aiutarli veramente a allenare anche loro la loro intuizione ed essere sempre più sicuri di come prendere una scelta giusta. Ok? Se volete, dite sì. Super. E infine, ragazzi, se quel karma della, se le conseguenze del karma della Kalasarpa del 2020 erano per circa 4 anni, 3 e mezzo, 4, queste saranno di questa Kalasarpa per quasi 7-8 anni. Quindi sapete cos'è? Sta colpendo una cosa diversa. È un'intuizione, una scelta presa non dall'intuizione ma da qualcos'altro in un momento karmico, crea karma e questo karma continuerà. Quindi tutti noi vogliamo fare del nostro meglio. Nicola, io, Tina, tutto il team dell'LJ Academy siamo tutti qua a disposizione per voi. Se avete bisogno di qualcosa ci scrivete, ok? Siamo sempre qua e rendete orgogliosi la vostra anima, ragazzi, ok? Ce la possiamo fare. Questa Kalasarpa la possiamo padroneggiare. Questo è un riscaldamento, ok? Per quella che viene dopo. Mi raccomando, io credo che la prossima settimana gli appuntamenti per dicembre e novembre saranno completamente pieni perché sono già inondata. Se volete, siate più veloci a prendere gli appuntamenti per la prossima Kalasarpa perché non più di un tot di persone al giorno non riesco a fare. Io sto sempre cercando di fare tipo 12 o 13, però più di un tot non riesco a fare. Però c'è sempre Nicola. Ok? Va bene, ragazzi, super baci, buona serata a tutti, ci vediamo domani, ci vediamo all'avanzato, dopodomani e poi il coraggio e tutte le altre cose. E seguite sempre il nostro calendario sul sito ufficiale, vedrete anche qua scritto www.lidia-iurizza.com perché il calendario continuiamo sempre ad aggiornarlo, ok? Io sparo eventi fuori e Tina sta cercando di inserirli tutti, ok? Diciamo questa cosa. E abbiamo trasferito tutte le giornate di pratica corte di un'ora e mezza sotto webinar nella LJ, quindi potrete trovare tutto sotto webinar nella LJ o anche nel calendario. Le giornate di pratica, quelle più lunghe di 5 ore o un giorno, qualche giorno, sono sempre nelle giornate di pratica. Questi sono dei cambiamenti. Ok, ragazzi, super baci. Buona serata a tutti, buonanotte, buone manifestazioni, buone preghiere e buona concentrazione, ok? Baci ragazzi, ciao!